C'è davvero poco da festeggiare in questo primo maggio 2021, in questa festa dei lavoratori, ma un pensiero voglio dedicarlo comunque a chi il lavoro lo sta cercando, alle 450.000 persone che il lavoro lo hanno perso in questa dannata pandemia, alle oltre 73.000 imprese che hanno chiuso a causa della pandemia, a quei gestori delle attività che sono stati umiliati dalle elemosine del governo. E un pensiero lo voglio dedicare anche alla mia generazione, a quei ragazzi a cui non basta più una laurea per trovare un lavoro dignitoso e che sono costretti ad andarlo a cercare all'estero per mettere su una famiglia e comprarsi una casa, a quel ragazzo a cui è stato detto grazie di tutto, ma adesso non ci servi più perché delocalizziamo. E una riflessione va fatta su questa Italia dei record negativi, in cui un giovane su sei ha perso il lavoro, al più alto tasso di disoccupazione giovanile in Europa, al più alto numero di NEET in Europa e al più alto tasso di disoccupazione femminile. Alle occasioni perse, come quella del PNRR del governo, in cui non è stanziato un centesimo per l'autoimprenditorialità giovanile, non sono stanziati i giusti fondi per poter far ripartire il mercato del lavoro in Italia. In questa Italia del 2021, in cui si è festeggiato con sinistra e sindacati in prima fila una liberazione senza libertà e una festa dei lavoratori senza lavoro, noi diciamo che non c'è nessuna festa senza il lavoro e non c'è nessun futuro senza dignità.